riflettori ovviamente puntati su Neymar. Eccolo qui, il capocannoniere del campionato, certamente fra i protagonisti annunciati di questo match. Serata di grande calcio, ancora protagonista sui canali EA Sports, per non perdersi nemmeno un istante. Un saluto da Pierluigi Pardo e Leria Dani, con cui commenterò il match di oggi. Appassionati di calcio francese, questa sfida della Ligue 1 Uber Eats è tutta per voi. Gara che vede impegnate Strasburgo e Paris Saint-Germain. Il calcio su questi canali è sempre sinonimo di divertimento e spettacolo, e ti dico che sono certo che anche oggi ci divertiremo. Parola di Leria Dani. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. Modulo con assetto decisamente difensivo, difesa 5, senza rinunciare però alle due punte. Schieramento molto duttile, Pier. Elastico. In fase di spinta i due esterni bassi possono alzarsi per dare una mano al centrocampo e diventare ali aggiunte. Uno sguardo all'11 di partenza nel Paris. In porta troviamo Keylor Navas. In difesa Hakimi, con Bernati in posizione defilata. E come unica punta Calvert-Lewin. Partiti. Attenzione a Messi. Messi si beve il marcatore. Messi! 1-0, è arrivato subito il vantaggio. E rivediamo ancora il gol. Ha superato bene il proprio marcatore. Ormai le gesta di Messi da Rosario non fanno più notizia. Vederlo calciare in quel modo è sempre una gioia per gli occhi di tutti gli amanti del calcio, vero? Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Neymar. Occhio a Bernat. Va via in velocità. Può far male da lì. Occhio alla conclusione. E c'è il gol, 1-2 micidiale per loro. Si è fatto trovare puntuale all'appuntamento con il gol. Ha infilato il portiere da sottomisura. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Paulinho. Brutto passaggio e pallone regalato. Alla palla buona, esulta il portiere, fa bene, questo vale come un gol. Un intervento prodigioso sfoderato, in molti avrebbero preso gol da quella distanza. Sceglie la battuta corta. Occhio al tiro di Messi, ribatte la conclusione. Prende la mira e calcia. Messi. Occhio a Messi che è solo.
Sta per farne un altro, ma il portiere ha detto di no. Non si è lasciato sorprendere negandogli la gioia del gol. Avrà modo di rifarsi, non deve abbattersi. Opta per la soluzione ravvicinata. Occhio al tiro di Messi. Si oppone con sicurezza qui il portiere. Sarà di nuovo calcio in angolo. Sceglie subito il compagno. C'è il tiro di Messi. Grande parata, grande riflesso. Super qui il portiere. Difesa sotto pressione. Ci sarà nuovamente calcio d'angolo. Batte corto. Attenzione, pericolo. Sceglie la soluzione corta. Occhio al tiro di Messi. Una parata incredibile. Hanno a disposizione un altro corner. C'è il tocco corto. Marquinhos. Servito Messi. Non la tiene. Subito in diretta sul match del Saint-Étienne perché è cambiato qualcosa. Prima rete del match per il Saint-Étienne. Risultato che torna dunque in parità. 1-1, 40 minuti trascorsi sul cronometro. Grazie dunque per il tuo aggiornamento. Occhio a Verratti. Prova il tiro. E c'è il gol. E adesso vanno a più tre. Può essere il verdetto definitivo. Questo replay del gol. Da apprezzare la coordinazione con cui ha impattato la palla. Non può far niente il portiere qui. Mister che può dirsi felice della prestazione della squadra. Altro gol e vantaggio che si allarga. Gioco che riprende col Paris Saint-Germain in controllo assoluto. Ci saranno 2 minuti di recupero. Paulinho. Squadre che tornano negli spogliatoi, primo tempo favorevole per i parigini. Partita che sembra già chiusa all'intervallo. Quando giocano con questa intensità, sia in difesa che là davanti, non ce n'è per nessuno, Pier. Sapevamo che sarebbe stato difficile segnargli. Quello che però non ci aspettavamo era la giornata di grazia degli attaccanti, bravi a sfruttare le amnesie difensive avversarie e a concretizzare le tante palle gol create. Non vorrei essere nei panni del tecnico della squadra avversaria. C'è il fischio dell'arbitro, comincia dunque l'incontro. Attenzione a Messi. Messi si beve il marcatore. Occhio alla conclusione. E c'è il gol, 1-2 micidiale per loro. Esulta il portiere, fa bene, questo vale come un gol. Un intervento prodigioso sfoderato in molti. Messi. Occhio a Messi che è solo. Sta per farne un altro, ma il portiere ha detto di no. Non si è lasciato sorprendere negandogli la gioia del gol. Occhio al tiro di Messi. Si oppone con sicurezza qui il portiere. Sarà di nuovo calcio in angolo. Occhio al tiro di Messi.
Una parata incredibile. Hanno a disposizione un altro corner. Occhio a Verratti. Prova il tiro. E c'è il gol. Adesso vanno a più tre. Può essere il verdetto definitivo. Si ricomincia a giocare col pari in vantaggio netto. Vedremo se manterrà lo stesso standard qualitativo dei primi 45. Neymar. E c'è il gol e la partita a questo punto sembra assolutamente chiusa. 4 gol di distanza. Questo replay del gol. Aveva spazio per calciare in porta e non se l'è fatto ripetere due volte. Ha lasciato partire una botta imparabile per il portiere. Ennesimo gol. Allenatore che sembra molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Una partita a senso unico. 4-0 per loro. Uscita bassa, decisiva. Bravissimo il portiere. Tempi calcolati alla perfezione. Poteva rischiare di commettere fallo? I numeri evidenziano il maggiore possesso palla del Paris Saint-Germain. Stanno facendo vedere un'ottima organizzazione di gioco. Il giro palla è perfetto. Vedi, non forzano mai la giocata e aspettano il momento giusto per verticalizzare. E infatti la fase difensiva avversaria non riesce a prendere le giuste contromisure. Ottimo intervento in copertura. La notizia del suo possibile arrivo circolava già da parecchio tempo, sembravano classiche speculazioni di mercato, invece tutto vero. Stiamo parlando di un prospetto dal grande futuro, ha le qualità per diventare uno dei migliori del suo ruolo, numero uno. Deve lavorare ancora parecchio, ma il tempo è dalla sua parte, tutto. Neymar. Prova con questo filtrato, può nascere qualcosa. Che errore, il portiere qui deve ringraziarlo. Che gol si è mangiato, Pierre. Ma i tifosi qui in tribuna stavano già per esultare. Occasione importante. E c'è la rete. Giornataccia per il portiere. Ennesimo pallone da raccogliere in fondo al sacco. Possiamo rivedere meglio qui l'azione precedente. Il gol è da dividere a metà. È tra l'autore del tiro e il portiere. Perché il primo, certo, bravo a trovare il varco giusto. Ma il secondo a farsi sorprendere sul proprio palo. Match a senso unico, 5-0, una lezione. Marco Verratti. Occhio a Neymar. Interviene in scivolata e fa su il pallone. Coupe nazionale in primo piano su EA TV, questo è il prossimo match. Sfida che metterà contro Strasburgo e Brest. Con i quarti di finale entriamo finalmente nel... Che occasione, Pierre. Può mettere da lì. E c'è il gol. Sempre lui, non ha sbagliato. E ci viene riproposto il replay del gol. Difesa immobile nella circostanza. Tutti fermi a guardare la palla, eh. E così non puoi fare. Ha di che essere contento l'allenatore per come sta giocando la squadra. Risultato che si fa pesante in questi minuti finali. Passaggio da dimenticare, palla regalata agli avversari. Leo Messi. Ancora 300 secondi alla fine della gara. È tutto solo? I tifosi rumoreggiano. Sono diversi minuti che la loro squadra non tocca palla. In generale non è apparsa mai davvero in partita oggi. Occasione interessante. E c'è il gol. E sta diventando davvero un tiro al bersaglio imbarazzante.
Eccolo il gol, visto da un'altra angolazione. Ha scambiato bene con il compagno e si è liberato il tiro. L'ha messa dentro da pochi passi. Era praticamente impossibile non inquadrare la porta da lì. Fine del match, 3 punti dunque per il Paris Saint-Germain. 3 punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza. Non hanno sbagliato praticamente nulla. Quando giocano così, diventano difficili da fermare. Occhio alla conclusione. E c'è il gol, 1-2 micidiale per loro. Occhio al tiro di Messi. Una parata incredibile. Hanno a disposizione un altro corner. Occhio a Verratti. Prova il tiro. E c'è il gol, e adesso vanno a più 3. Può essere il verdetto definitivo. Neymar. E c'è il gol, e la partita a questo punto sembra assolutamente chiusa. 4 gol di distanza. Occasione importante. E c'è la rete. Giornataccia per il portiere. Ennesimo pallone da raccogliere in fondo al sacco.